Cinese, anche lui è molto conosciuto nel panorama internazionale e le cui opere si trovano all'interno di numerose collezioni private sia in Cina che in altre parti del mondo. E tutte le volte che anch'io sono in galleria e entra qualcuno e vede le opere di Yu Xuan rimane affascinato. Quindi io mi sono interrogata su quale fosse un po' questo punto di forza o che perlomeno incuriosisce le persone. Secondo me è proprio la tecnica pittorica, perché è una tecnica particolare che l'artista ha saputo mediare con grande abilità gli insegnamenti pittorici cinesi basati molto sulla gestualità, sull'importanza del gesto mentre si crea un'opera e poi le potenzialità e le suggestioni del colore ad olio della pittura occidentale. E elemento fondamentale infatti nelle sue opere è proprio il colore che viene trattato con grande sensibilità e anche con grande attenzione proprio a ricreare quelle variazioni cromatiche che esistono in natura, cioè infatti se voi osservate le opere potete notare come lui cerchi di ricreare le venature del marmo, gli effetti per esempio dell'acqua. Beh, tutto questo secondo me lo fa con una tecnica straordinaria e a me dà proprio l'impressione di tele dove i soggetti prendono forma da un'esplosione di magma colorato al centro della tela che poi viene lasciato libero di espandersi, si espande proprio si divide in tanti rivoli di delicate sfumature cromatiche e poi allo stesso tempo l'artista com'è che dà forma alle figure? Dà forma modellando quasi il colore, quindi gli dà spessore, però allo stesso tempo, grazie a questa gestualità pittorica, gli conferisce sempre grande leggerezza e grande dinamicità. Io vi ringrazio per la pazienza e per l'ascolto e vorrei concludere solo ricordandovi che Christmas Expo è una mostra dove artisti talentuosi internazionali, grazie alle loro opere, ci hanno mostrato un po' come il panorama artistico sia estremamente ricco e vario, connesso, strettamente connesso a stimoli culturali ed artistici legati alla nostra contemporaneità, ma non solo. Visto che siamo vicini alle feste natalizie, è doverosa una piccolissima osservazione. Avete visto come ormai già Firenze si sta vestendo con ghirlande, festoni, le vetrine. Ieri ho visto la mia prima pubblicità del panettone, quindi è Natale. Questo per dirvi che mostre come Christmas Expo, oltre a dare la possibilità di osservare proposte molto eterogenee, però ci ricordano anche che come le opere d'arte sono in grado di suscitare grandi emozioni con piccoli elementi, con delicate e impercettibili sfumature cromatiche, così alla fine penso che la vita di ognuno di noi è fatta di piccoli istanti e questi piccoli istanti si nascondono quei granelli di felicità grazie alla quale l'anima vive e respira. E quindi apprezzare questi attimi e custodirli gelosamente significa in un certo senso vivere il vero Natale, cioè trasformarli in un Natale, ovvero in un giorno speciale. Grazie.